Ciao a tutti, in questa mezz'ora, meno di 20 minuti, parlerò di Data Science in Python. Io sono Stefania Del Prete, lavoro a Topics come Data Scientist e organizziamo anche questo corso di 4 settimane di Data Science e Machine Learning, qui ho avuto modo di insegnare parte di Python e Data Science e a livello di progetti di Data Science sotto Topics, che sta per Torino Piemonte Internet Exchange, lavoro più a livello di metriche su internet, tra l'altro ultimamente anche in collaborazione con Measurement Lab o MLab, che è un progetto open source con diversi dati che possono essere, diciamo, estraibili anche dal pubblico. Durante il mio percorso studiando data science, all'inizio stavo usando R, il mio background. Sì? Ho perso il video. È tornato il video. Ok, magari interferenze. Grazie. Praticamente, ancora adesso succede che spesso nella comunità scientifica è molto usato linguaggi proprietari come ad esempio MATLAB. Per questo voglio portare a diffondere il verbo sulle peculiarità di linguaggi come Python e tutte le librerie open source che ci sono a disposizione. Come dicevo all'inizio, ho usato R per conoscenze pregresse con questo, diciamo, passaggio dalla matematica più algebrica a un linguaggio di programmazione. Conoscevo già Python, ci sono tornata e non ho più mollato. Qui in Italia c'è PyCon. L'anno scorso c'è stato sia diciamo, la conferenza italiana di PyCon che l'EuroPython a Rimini, dove mi sono trovata anche essere un Focus Ambassadors per diverse librerie di data science. NonFocus, infatti, è un'associazione no profit americana sviluppata proprio da coloro che avevano creato queste librerie open source che andremo a vedere tra poco. E oltre a supportare finanziariamente le librerie e quindi i core developers, più o meno, supporta anche questo track chiamato PyData, che praticamente sono conferenze in cui si parla di data science utilizzando open source. È una risorsa ottima perché tutti i video di questi PyData, di questi data science in Python e altri linguaggi open source, vengono pubblicati sullo stesso canale video e sono tutti a disposizione. Queste conferenze di solito sono o da sola, ad esempio c'è PyData a London, Berlin, eccetera, oppure all'interno di conferenze di PyCon. Ed è un ottimo punto di riferimento se una persona vuole iniziare sia a esplorare per la prima volta data science, sia se vuole andare a esplorare dei concetti molto più complessi di machine learning e diversi progetti. Quindi consiglio tutto di andare nella loro piattaforma. Questi sono alcuni dei progetti che attualmente sono supportati. Andremo a vederne alcuni. Se io sono a disposizione, se volete, qui adesso il tempo è poco, se volete provare alcune librerie, alcuni progetti di cui parlo, trovatemi, qui ho più o meno tutto installato. Un progetto di cui parlavo anche ieri con una persona interessata è Jupyter, il progetto Jupyter. All'inizio si parlava di IPython, che sono proprio dei notebook che in alcuni esempi vi farò vedere come si vede, insomma. Si basa sul concetto di dereple, che una persona può direttamente andare sul terminale e andare a utilizzare Python. Questo è un notebook basato su celle. Una volta installato il programma si può fare girare in un localhost. Praticamente quello che genera è un JSON file che poi è renderizzato dal vostro browser. Con lo sviluppo di nuovi programmi, linguaggi di programmazione open source si è espanso e adesso Jupyter sta per Julia, Python e R. C'è da vedere se il nome continuerà ad allungarsi con nuovi linguaggi. Insomma. Adesso è molto stabile. Si è passato anche un nuovo progetto chiamato Jupyter Lab, in cui si ha un accesso diretto sia alle cartelle sia alla console. È molto più comodo anche per la condivisione di progetti. Recentemente
Anche Google ha fatto un collaborate in cui legge anche questi Jupyter Notebook. Per storicamente l'estensione del file è rimasta la stessa, quindi è IPyNB, IPython Notebook. E legge anche questi file. Ho avuto modo di parlare con uno sviluppatore Google che dicevano che appunto si sono basati proprio sul progetto IPython per andare a sviluppare i progetti. Quindi intanto vedrete la data di nascita di questi progetti e anche chi l'ha creato, quindi in questo caso Perez è un fisico, perché volevo mostrarvi come è importante la multidisciplinarità nel data science, perché spesso una cosa che si dimentica è anche la conoscenza del contesto. Infatti, lavorando con alcuni dati, come accennavo prima, di telemetria di internet, per fortuna sono in questo Internet Exchange, infatti ci sono un sacco di parametri molto dettagliati, RTO, RTT, non so se qualcuno di voi gioca con alcuni dati su internet, è molto importante avere anche una persona pregna di conoscenza nel contesto per andare a svilupparlo, per andare a sviluppare e andare a trarre le conoscenze più importanti per il progetto che sta facendo. Parto prima di tutto con NumPy. NumPy è stata un po' la nascita di questa risposta alla necessità di avere un tool open source nella comunità scientifica. È nato all'inizio ancora come Numeric e poi è stato sviluppato molto di più tramite Olifant in quello che poi è diventato ufficialmente NumPy. Sulle slide che poi possiamo condividere, ho messo sempre il link anche direttamente al repository su GitHub, perché siete benvenuti a contribuire se qualcuno di voi conosce Python, se vuole andare a implementare delle librerie. È molto interessante anche notare che magari molte di queste cose ovviamente si possono fare in Python nativo. Solo che queste librerie facilitano parecchio la vita. In particolare, come accennavo prima, R di suo ha già implementato un concetto di notazione vettoriale algebrica. Python non lo è nativamente, però attraverso NumPy si possono fare molte cose. Ad esempio, una volta importata la libreria, si possono creare direttamente vettori unidimensionali con 0, 9, eccetera. In particolare è molto potente per generare anche numeri random, che non è così banale come algoritmo. E si possono andare a creare matrici e con esso si possono andare a fare tutte operazioni matriciali già all'interno di NumPy. Questo è molto potente perché poi viene utilizzato anche magari in alcune processi tipo di machine learning in cui, o di reti neurali in cui, come magari stasera, se qualcuno c'è, potremmo riparlarne, in cui si parla proprio di sistemi algebrici in cui c'è bisogno di questo supporto matematico. Prima di tutto, per iniziare questo viaggio, diciamo, in data science, quello di cui abbiamo bisogno è un dataset. E qui ho riportato alcuni esempi. In particolare questo di Kaggle, non so se qualcuno di voi lo conosce, praticamente è una piattaforma in cui diverse compagnie possono pubblicare alcuni dati e sfidano, tra virgolette, le persone a trovare una risoluzione di un problema. Questo poi viene tarato a livello di precisione dell'algoritmo sui dati e ci sono alcuni premi, eccetera, eccetera, però è molto buona anche come risorsa, soprattutto per chi inizia, perché questi dati sono dati già puliti, diciamo, sono dati facili da utilizzare. Qui ho portato l'esempio di questo Happiness Rank, che poi lo rifarò vedere nei prossimi esempi. Alcuni altri esempi sono i dati della NASA. I dati governativi, come citava prima, a volte sono tutti esposti. Condivido moltissimo quello che è stato adesso detto nel talk di prima. A volte si deve interloquire un attimo con le persone per trarre i dati che vuoi e per andare a scoprirla, a capirle un po' meglio. Ad esempio, alcuni dati dell'ARPA, mi ricordo era una hackathon sul clima. E lì c'erano delle persone dell'ARPA che gli hai chiesto una cosa, ti hanno subito indirizzato nella risorsa giusta, perché magari alcuni siti o governativi o comunali magari non sono user friendly, la parte UI non è la parte migliore del sito, però parlando con le persone si riesce poi a ottenere come quello che si vuole. Alcuni dati
conosciuti come commons, commons nel senso che non è solo il dataset, ma la popolazione stessa contribuisce a creare il dataset. E alcuni esempi sono proprio OpenStreetMap, di cui si è parlato prima, in cui molti attributi è molto più ricca rispetto a una Google Maps, se si vuole, e Common Voice, che riguarda un progetto di Mozilla che raccoglie voci per poi andarle ad analizzare a livello di riconoscimento vocale. Di nuovo stasera, se qualcuno rimane, potremo parlarne di più. Altri esempi sono Survey, questa, nel senso, seguite il vostro istinto. Tanto ho fiducia che prima o poi torna. E praticamente questo era di Effective Altruism, che è un movimento che assolutamente UT, ma se qualcuno è interessato potremmo parlarne, è una cosa di cui mi interessava. Avevano un survey enorme con tantissime risposte. Lavorare con un survey è piuttosto complicato, però dà molti dati, quindi se indirizzate la vostra curiosità è molto buono. L'ultima opzione, non l'ultima, ma tra questi esempi, è di farselo solo il dataset. Quindi magari se utilizzate dei servizi IoT, volete sperimentare, ieri si parlava di un aggeggini per misurare onde cerebrali, eccetera, e praticamente potete crearvi il vostro stesso dataset per poi andarlo a misurare. Allora, abbiamo trovato il nostro dataset, iniziamo a esplorarlo. Una libreria che ormai è straconosciuta nel mondo del data science è Pandas. Pandas ci permette di convertire la maggior parte dei file conosciuti come quello che troviamo in giro, che possono essere CSV, JSON file, anche Excel a volte, insomma, a livelli di siti open trovi qualsiasi tipo di dati, permette di convertirli in un loro proprio formato chiamato Pandas Data Frame, e poi andarla a manipolare, aggiungere e togliere colonne, fare statistiche sul momento, ed è molto molto potente. Per alcune situazioni, magari con due righe di Python, si riesce a andare a vedere magari le prime righe, quindi in alcuni casi potrebbe essere utile direttamente nel comando open, with, eccetera. Questa operazione di solito con 5-6 righe di comando è una riga di comando in Pandas, più o meno. Anche qui vi ho messo le risorse da andare a vedere, in particolare la comunità si sta a questo, in questo caso era uno statistico, Wes Kenning, che è ancora McKinney, che è ancora coinvolto nello sviluppo. In particolare quello che è successo è che c'è stata una sprint mondiale in cui abbiamo partecipato anche a Torino, anche in diverse città. Alcuni esempi sono la conversione di un dizionario in un data frame, questi sono altri esempi in cui si può applicare una funzione lambda anonima, in questi esempi possiamo anche parlarne dopo. Questo esempio è un esempio di statistica in cui abbiamo tutti i dati insieme. Poi partiamo dalla parte di visualizzazione, ho visto l'ora, quindi ho dato un'accelerata finale. Comunque sì, Pandas c'è un grosso gruppo che sta continuando a sviluppare, continuando a fare sprint, e quindi vi consiglio di darci un'occhiata, se volete sia andare a contribuire. In particolare quella sprint mondiale era sulle docstrings, che sono le definizioni delle funzioni, e ne avevo un gruppetto di 10 persone. È stato molto bello per introdurre delle persone all'open source per la prima volta. Infatti c'erano sia curiosi, sia data scientist che conoscevano la libreria ma non avevano mai contribuito, pensando sia una cosa super scary, però alla fine si è parlato un po' del processo, il fork del GitHub, qualcuno magari non l'aveva mai visto, quindi ve lo consiglio come opzione per fare delle sprint con la vostra comunità, con librerie, insomma progetti di diverso tipo. È stato molto, molto carino come progetto. La libreria per eccellenza per andare a sviluppare grafici a sfondo statistico è Matplotlib. Matplotlib originariamente è stata sviluppata Hunter. Qui logicamente metto una persona, ma come potete immaginare è sempre il contributo di una comunità di sviluppatori e sviluppatrici che continuano a contribuire. Lui è un neurobiologo che è mancato da non molto tempo, purtroppo, e c'è stato un premio a suo nome, che è stato vinto da un gruppo di persone che studiando con uno studio epidemiologico
utilizzando questi tipi di grafici e traendo delle informazioni molto interessanti. Anche qui si può andare a contribuire. Alcuni esempi che con questo Jupyter Notebook c'è anche la possibilità di avere uno snippet di queste librerie. Qui c'è un esempio in cui si utilizza NumPy per creare, diciamo, i nostri due vettori che poi sono utilizzati con funzioni trigonometriche. E qui diciamo che Matplotlib, molti dei parametri utilizzati sono molto visibili, c'è qualcosa di default, però è molto visibile, diciamo. Una libreria costruita su Matplotlib è Seaborn, che invece fa più leva sulla parte attrattiva, quindi se dovete parlare dalla parte di product, eccetera, per presentare il suo progetto, magari è un po' più fancy, diciamo. E qui c'è una galleria di alcuni esempi di grafici che si possono fare. È molto potente anche nel momento in cui si vogliono fare un joint di grafici insieme, ad esempio uno scatter plot con l'istogramma delle due variabili e i due lati. Anche qui posso mostrarvi altri esempi anche in seguito. Per concludere volevo citare per completezza queste librerie a livello di grafici dinamici, che c'è Bokeh, che è una libreria molto, molto interessante. Qui ho messo anche un link al Gapminder, se qualcuno l'ha visto, c'è questo statistico che muoveva proprio questi pallini, questo scatter plot sullo stile di vita rispetto al GP, al prodotto interno lordo di diversi stati nel corso degli anni, ed è stato riprodotto completamente anche con Bokeh, solo con gli assi invertiti. E poi eventualmente c'è anche di 3JS, che è una libreria JavaScript, che cito perché stanno creando dei bindings tra le due librerie con Bokeh. Anche Bokeh si basa su una visualizzazione su un localhost, quindi diciamo di solito viene utilizzata molto per grafiche direttamente su siti web. Nel momento in cui una persona volesse andare più a fondo, giusto per citarle, c'è Scikit-learn. Qui vedete la documentazione. La documentazione di Scikit-learn è fatta benissimo. Se una persona vuole imparare machine learning può farlo direttamente leggendosi la documentazione. Se trova errori può contribuire a correggerlo. TensorFlow per reti neurali. Keras rende ancora più facile, è basato su TensorFlow, e PyTorch, che è deep learning su Python per ottimizzare anche il livello di GPU. E con questo, diciamo, ho completato un po' l'infarinatura di chi vuole iniziare un progetto in Python. Io sono disponibile oggi pomeriggio se volete vedere qualsiasi di questa libreria, o se avete domande in questo momento sono felice di rispondervi. Grazie. Come tempi, ok. c'è fame. No, se hai domande dimmi pure, qualsiasi cosa è buona. No, mi è piaciuto molto, però mi atterrisce sempre un po' perché c'è il mondo di cose, quindi magari io mi trovo ad aver fatto qualche script, ad aver processato qualche dato, eccetera. Cioè, quale percorso suggerisci per imparare? Cioè, ad esempio, Pandas magari è abbastanza adottato, eccetera. Però anche come documentazione ci sono infiniti mondi, perché poi ognuno scrive la documentazione un po'. Per cui, alla fine, per non perdersi, qual è un po' l'itinerario che tu suggerisci? Sì. Per imparare un qualcosa che serve. Allora, tu utilizzi già Python, qual è il tuo linguaggio? Sì, lo utilizzo parecchio, però non sono in grado di poter definire ho fatto una libreria, cioè magari ho degli script, creo delle funzioni, eccetera. Solo che ogni volta, avendo anche il poco tempo, ogni volta che dici, per esempio nel caso di Pandas, ma anche tutte le altre librerie che hai citato, è un po' difficile tracciarsi un percorso di apprendimento, insomma. Allora, posso dirti due cose. Sicuramente è ottimo iniziare con un'idea di quello che vuoi fare, perché all'inizio, visto anch'io personalmente, mi ero approcciato, ok, adesso cosa faccio? Devo imparare tutto. Mentre invece poi cosa ho fatto? Per mia curiosità ero andata open data della NASA, mi sono scaricata un dataset sulle EVA, che sono le missioni spaziali fuori bordo,
E ho iniziato a giochicchiare su quello. Una volta scelto, io consiglio molto Jupyter Notebook perché praticamente puoi vedere la storia di tutti i tuoi esperimenti che fai. Quindi puoi iniziare, impari a importarti il tuo dataset. Poi su PyData, che citavo prima, ci sono dei tutorial fatti molto bene, che sono abbastanza step a step. Per Topics, dove lavoro, ho fatto un corso tramite la regione, abbiamo fatto su Big Data, e le lezioni al momento sono open, quindi se vuoi ti passo il GitHub, se poi hai domande, più o meno trattano un corso di 40 ore, 20 minuti un po'. E quello potrebbe essere una buona cosa per iniziare a imparare le librerie. Quindi sicuramente Jupyter Notebook lo straconsiglio, perché poi è una storia del tuo progetto, vedi come lo sviluppi e puoi andare a tornarci indietro e migliorarlo una volta. E poi anche fai leva su quello che sai. Ad esempio, per un progetto di speed test, by Oakland in quel caso, avevo visto che quello che volevo vedere era sempre una certa caratteristica, quindi ho fatto una funzione che mi faceva il plot esattamente come lo volevo, capivi cosa volevi cambiare, mettevi come argomento solo quegli attributi e riuscivi a velocizzare molto il processo. Quindi fatti la parte lunga, poi pian piano vai a compattarlo in seguito migliorando il progetto. E se hai domande, io sono disponibile, ogni domanda aiuta anche chi insegna, quindi più o meno direi questo come percorso. Prego. Non so se c'era una domanda anche da un'altra parte, altrimenti... Grazie a voi.